Avendo l'esame necroscopico... C'è il commissario? No, il commissario non c'è, è all'università. Effettuato dal medico legale... Ma di che si tratta? Di stanza numero 12, quarto piano. Grazie. Con riscontro delle impronte digitali trovate sulla scheggia di vetro, accertato nel sangue un alto tasso di alcol... Quanti caffè? 4. Uno corretto al maestrato. Ed essendo la porta chiusa dall'interno... Saremo felici di trovare tutte le auto rubate. Faccia pure la denuncia, in carta da bollo. Tanto sono 500 lire buttate. Perché non hai avvertito del tuo arrivo? Marco, il tuo padrino non sarebbe partito. Ma io ho mandato un telegramma. Avrai sbagliato indirizzo. All'aeroporto ho aspettato quasi 2 ore, poi ho preso un taxi. Ti chiami Nancy, vero? Sì, Nancy Thompson. Già, sei la figlia del secondo marito. Forse sono sfacciata, devi scusarmi, ma voglio dire, io non ti conosco. Hai ragione. Sono qui a farti un mucchio di domande e non ti ho nemmeno detto chi sono. Ecco, vedi... Diciamo che ero la migliore amica di tua madre. Da quando mi dette lo scantinato per il mio studio fotografico, vivo nella villa. Capisco. E dimmi, com'è successo che mia madre... Oh, è stato orribile. Una cosa tremenda. Meglio non parlarne per ora. Ecco, questa era la stanza di Dorothy.
Volevi molto bene alla povera mamma. In tutto l'avrò vista 10 volte. Ho passato la mia vita in collegio. Posso dire che non la ricordo. Era molto bella. Magda! Magda! Desidera? Dove sono le foto della signora? Non so, non ne ho idea. Eppure sono sparite. Forse la polizia, quando è venuta per la disgrazia... Sì, sì, va bene, non fa niente. Doveva esserci anche una tua foto di qualche anno fa. Ti piacciono? Dorothy era una donna molto elegante. Questo lo metteva spesso. Era un regalo di Marco. Perché non lo provi? Avanti, spogliati. Ma veramente no. Coraggio! Non dirmi che ti vergogni a spogliarti davanti a me. Ripeto che non è una bambina. Ho capito, ma calmati. Doro ti parlava di questa figlia come fosse una neonata. Ma su, adesso non esagerare. So anche la sua data di nascita, solo che al momento non la ricordo. Quanti anni ha, secondo te? 13, 14. Almeno 16, se non 17. E sai che vuol dire? Tu amministri il patrimonio solo fino alla sua maggiore età. Senti, non appena tornerò a Roma, affronteremo insieme il problema, d'accordo? Solo fino alla sua maggiore età, ricordalo. Casa mi annoiavo. Ti disturbo se resto un po' con te? Affatto. Posso farti una domanda? Che motivo poteva avere la mamma per... Non lo so. Aveva qualcosa che la tormentava. Quando tentavo di farla parlare diventava evasiva. Cercava mille pretesti per sfuggirmi. Come può una persona scegliere una morte tanto crudele? Era esaurita.
Beveva molto e si imbottiva di pillole. Anche l'esame microscopico l'ha accertato. Quando è successa la disgrazia, era alcuni giorni che non la vedevo. Resta ferma un attimo. Hai un volto interessante. Dici davvero? Girati di profilo. Ruota su te stessa. Lentamente. Hai un'innata fotogenia, ma ancora grezza da plasmare, modellare. Ci vorrebbe del tempo. Oh, Gianna, ti prego. La mia vita in questa casa è tanto noiosa. Teneramente, come una tremante cerbiatta che si perde nel bosco. E non ritrova la madre e si spaura. Gianna? Thank you.
Devi essere una ragazza che non ha nulla da nascondere, non è vero, Nancy? Non avrei mai immaginato che ti saresti mostrata subito così a nudo. E allora? Com'è andata? Ho fatto in tempo a bloccare la situazione. Quando ci sono di mezzo gli amanti dell'ultima ora sono sempre problemi. Pronto? 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 Strano che tu non ami i cavalli. In Inghilterra è quasi una tradizione. Ho avuto sempre altri interessi. Così hai terminato gli studi. In cosa ti sei diplomata? In niente. Mi mancano 2 anni, ma dopo la morte della mamma ho deciso di piantare lì. Resterà qui, insieme a noi. Mi sembra la soluzione ideale. Tuo padre era americano, vero? Sì, ma io sono nata a Parigi. Mamma lo riteneva molto chic. E poi la lunga trafila dei collegi. Non devi pensarci più. Ora saremo noi la tua famiglia. Ciao, Gianna. Pranzi con noi? No, non posso restare. Marco ha promesso di portarmi anche in barca a vela. Il lago è pericoloso in questa stagione. Fate attenzione. Thank you.
È un calmante. L'ha ordinato il dottore. Tornerò più tardi a vedere come stai. Non è stato Marco a salvarmi, vero? Ha fatto quello che poteva. Ho avuto un brutto sogno. Marco non veniva in mio aiuto. Mi lasciava morire. E non gli dispiaceva. Ma rideva. È stato solo un incubo. Ora cerca di riposare. Sono stata io la prima a scoprire la disgrazia, ma troppo tardi. Poi venne la polizia. Cosa può averla spinta ad un gesto così disperato? Anche se la porta era chiusa dall'interno, io non ho mai creduto al suicidio. Una sera ero venuta su da lei per dirglielo, ma poi all'ultimo momento mi è mancato il coraggio. No, non è possibile. Io la conoscevo troppo bene. La signora era una donna felice, piena di gioia di vivere. Non è possibile. La sera prima c'era stata una festa. Oh, ciao, Francesca. Ciao. Dov'è Dorothy? Com'è andata? Niente da fare. La banca non si fida di me. Vuole anche la firma di Dorothy. Dov'è adesso? Tua moglie ha altri problemi. È in camera sua. Un po' di educazione. Non ti hanno insegnato a bussare? Devo parlarti. Di che cosa? Lo sai benissimo. Per quell'affare immobiliare. Era un affare sballato e ti avevo avvertito. Comunque, non mi riguarda. Hai voluto fare di testa tua, ora sbrogliatela da solo. È una brutta situazione, Dorothy. È un guaio serio. Devi aiutarmi. Devo? E perché? Sono anni che mantengo te, i tuoi affari sballati e le tue puttanelle. Ora basta, da me non avrai più un soldo. Abbiamo fatto un patto. Ognuno per sé, con la sua libertà. Ma sei sempre mia moglie. E in un momento grave come questo... Io sono stanca. Stanca!
Non voglio più fare la parte della scema che mantiene coi suoi soldi il bel nobile romano squattrinato. Riprenditi pure indietro la tua inutile nobiltà, i tuoi antenati, i tuoi cardinali, il tuo papa, l'albero genealogico, tutto, tutto. Basta! Voglio il divorzio! Voglio il divorzio! Era innamorata davvero di quel ragazzo. La differenza di età non era un ostacolo. Dorothy, la signora era superiore a certe ipocrite convenzioni. Lei era molto affezionata a mia madre. Sono stata al suo servizio per tanti anni e con me era molto buona e gentile. Paura? Affatto, la velocità mi eccita. Non avrei mai pensato di trovare un padre così giovane e sportivo. Grazie del passaggio. Ma dove vai? Ho deciso di visitare la città. Ti accompagno io? Preferisco farlo da sola, non voglio essere distratta. Giovanni, ha visto la signorina? Credo sia in terrazza. Non disturbiamo il raccoglimento dell'artista. Sempre sola come un eremita. Doveva essere un film molto spiritoso quello che siete andati a vedere. Abbiamo cambiato programma, abbiamo fatto un salto al carousel. Diciamo quattro salti. Versane un po' anche per me. Ah, ah. Questo è l'ultimo, eh? Non sei riuscita a cogliere la mia personalità. Non mi riconosco in queste fotografie, no, no, proprio no. Giudica te, Marco, ora che mi conosci meglio. Posso essere io questa specie di insignificante, scipito bamboccio? Faccio io. Basta, basta, hai sbagliato tutto! Ah! Avanti, comincia a scattare! Avanti! Su, prendi! Ora vedrai la vera Nancy. Marco, metti un po' di musica, mi aiuta. Mm.
Tu hai fatto tanto per me. Ero una ragazzina sperduta, appena uscita dal collegio. Mi hai aiutato a trovare una personalità. Non riesco a capirti. Io ti voglio bene, tu sei per me come una madre e io non l'ho mai avuta. Nancy. Nancy! Che succede? Nancy. Nancy. Non riesco a respirare. Non capisco. Ma tutte le volte che prendo quelle maledette gocce. Quali gocce? Gianna si ostina a darmele tutte le sere, dopo l'incidente. Cerca di riposare. Non è niente, vedrai. Calmati. Non è niente, sta tranquilla. Mi sento meglio. È passato. No, non alzarti. Sei ancora troppo debole. Io andrò a dormire da un'altra parte. Da Gianna? Che cosa ti viene in mente?
amavi veramente Dorothy? Vedi, tua madre ed io. No, non l'amavo. Questa è la verità. All'inizio, forse. Ma alla fine la vita in comune era diventata impossibile. Ormai ognuno viveva per conto proprio. Neanch'io l'amavo. In realtà era un'estranea per me. Non andartene. Pronto? Chi era? Non so, qualcuno che ha sbagliato numero. Sei pentito per questa notte? Perché dovrei esserlo? Certamente Gianna è più donna di me, vero? Non dire assurdità. Non senti che questi confronti sono ridicoli? Scusami, ma sono giovane e non ho ancora imparato ad essere ipocrita. È una ragazza che sa farsi voler bene. E per uccidere qualcuno bisogna odiarlo. Una mossa sbagliata potrebbe rimettere in discussione anche la morte di Dorothy. Lascia fare a me. Che vuoi dire? È meglio che tu non prenda iniziative. Forse ci sono altre soluzioni. Che c'entra Dorothy? Non hanno prove contro di noi. Contro di me, sicuro. Abiti sempre in Trastevere? Sempre. E tuo marito? Ancora in America? Ritorna il prossimo mese. E quel letto è tanto grande per dormirci sola. È un problema senza dubbio, ma con un po' di buona volontà vedremo di risolverlo. D'accordo. Dimmi, quando ti ho ospitato nella villa, eri già l'amante di Marco o lo sei diventata dopo? Lo ero già. Non è che abbia importanza. Io di solito gli abiti smessi li passo alle cameriere e i mariti alle amiche. Versami ancora da bere. Raccoglilo. Che intenzioni hai con quel ragazzo? Chi, Paolo? Oh, è meraviglioso. Lo adoro. Mi ha ridato la gioia di vivere.
certo mi costerà caro. So benissimo che potrei essere sua madre. Ma mi sta bene così. Marchettaro per Marchettaro, almeno Paolo è giovane. L'ho uccisa io, è vero. Ma questo non cambia niente. Tu sei responsabile quanto me. Può darsi. Comunque non occuparti più di Nancy. Penserò io a lei. E in che modo? Ancora non lo so. D'accordo. Questa volta resterò io a guardare. Agirai tu. Una cosa è certa. Non dobbiamo aver fretta. Lasci, è stata colpa mia. Vada pure. E grazie. Grazie ancora. È certa di non aver bisogno di niente? No, no, vada pure. Thank you.
Che ti succede? Sto pensando a che cosa deve provare chi muore sulla sedia elettrica. Ti dispiace comprarmene una nuova? Cos'è? Una resistenza da nulla. Costerà sì e no 500 lire. Eppure quanto basta per restare fulminati. Stai attenta. Con tutte le tue trappole, un giorno o l'altro finirai arrostita. Ciao. Ciao. Ho puntato anche per te sul numero 8. Vado a puntare anch'io. Potevi dirlo a Francesco. Ho voglia di camminare. Sembrato di vederti in compagnia. Ti sbagli, sono sempre stata sola. Non starei mica diventando gelosa. Ne avrei anche un po' diritto, non credi? Il solito amante latino, passionale e possessivo. Anche se la cosa mi fa un po' piacere. Che delusione! Non vedo stampe cinesi né collezioni di farfalle. Perché hai voluto venire qui? Perché mi interessa tutto di te e della tua vita. E voglio conoscerti meglio, non debbono esserci né ombre né segreti tra noi. Però, come sono indecenti i luoghi di decenza. Ti dispiace se faccio una doccia? Casa della bambola. Desidera? Pronto. Ti dispiace se dopo la doccia uso il tuo accappatoio? A chi telefonavi? Aspetti forse una visita? Sei una donna gelosa, posso sempre nascondermi dentro l'armadio.
Sei una strana ragazza. Ma che opinione ti sei fatta di me? La peggiore possibile, ma mi piaci comunque. Devi lasciare subito Gianna. Non voglio dividerti con nessuno. Nancy. Che ti succede? Che hai? Calma. Marco. Marco. Ha tentato di... Com'è successo? Tornavamo dalle corse. E lui ad un tratto... È stato orribile, disgustoso! Nancy! Signorina, io vado. Domani è il mio giorno di libertà. Ho lasciato tutto in ordine. Appoggiati a me. Nancy. Nancy. Che è stato? Non lo so. È ferita? No, solo svenuta. Resti con lei. Vada pure, Magda. Dov'era lei al momento dello sparo? In cucina. Controllavo i conti dei fornitori.
Ho paura, quell'uomo, Marco! Calmati. Sono convinta che è stato lui che ha tentato di uccidermi. Adesso sono certa che quel giorno sul lago... I nervi ti stanno saltando. Quell'uomo è un assassino. Ho le prove, credimi. Ti supplico, Gianna, tienimi qui con te. Tu sola puoi salvarmi. Non voglio più tornare in quella casa. Ho paura! Sì, sì, va bene, va bene. Ma... di che prove stai parlando? Una lettera. Una lettera? Di mia madre. Porta la data del giorno prima che morisse. Ma è tornata dal collegio. Non sono le parole di chi pensa al suicidio. Parla di futuro, d'amore, di una vita da ricominciare. E... dov'è questa lettera? Dice che non ne poteva più di Marco, era stanca. Voleva divorziare. No, non posso credere che si sia uccisa. E neanche Magda lo ha mai creduto. E tu? Bene, la polizia ha fatto un'indagine e ha concluso per il suicidio. È difficile riaprire il caso. Occorrono prove, non sospetti. Non lasciarmi, resta vicino a me, ho bisogno del tuo aiuto. Sei sconvolta, cerca di riposare un poco. Voglio restare qui con te. Dobbiamo trovarla. Quella lettera per noi significa l'ergastolo. Eccola. Come dovevo odiarmi per scrivere un tale cumulo di sciocchezze contro di me. Anche Magda è un pericolo per noi. Bisogna agire immediatamente. Tira con la mano sinistra. Allenta l'altro capo. Ecco, comincia a girare. Lascia sempre l'altro lento. E adesso tira via il filo. Perfetto.
Ma signora, come si è permessa di frugare fra le mie cose? Assassini! Assassini! Magda! 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 Ha fatto lo sbaglio di voler sapere troppo. La sua morte passerà inosservata. Era una donna sola. Ora sei la sola a conoscere il contenuto di questa lettera. Ma non potrai dirlo a nessuno. No, non lasceremo tracce sul tuo corpo. È troppo bello. Sarebbe un peccato sfigurarlo.
arriveranno al tuo suicidio. Abbiamo calcolato tutto. Non avranno nessuna prova contro di noi. No, lasciami! No! No! Vai a preparare tutto. A lei penserò io. Perché? A che ti serve la mia morte? Soffoco! Gianna! Abbiamo ucciso Dorothy! La sua morte aveva un senso! Anche la morte di Magda aveva un senso! Ma la mia! Che senso ha? Che cosa ci guadagni? A che ti serve? Apri! Apri!
Hai fatto bene a fidarti di me. È andato tutto alla perfezione. Sei stata bravissima. Ho fatto solo quello che mi hai chiesto. Lo svenimento è stato il tuo capolavoro. E già, lo credo bene. Non mi aspettavo un cadavere fuori programma. Magda era una minaccia per lui. E Marco ha agito di testa sua. Io non ne sapevo niente. Ora non avrai più paura. Ci siamo liberate dell'assassino di tua madre. Per sempre. Bene. Io intanto preparo le valigie. Tra poco scenderò a sistemare il corpo di Marco e a chiudere la porta dall'interno. Poi potremo partire e saremo finalmente soli, io e te. Levami le tue luride zampe di dosso! Ero sicuro che avevate ucciso Dorothy. E non mi piace che mi si tolga davanti il piatto mentre mangio. Non avevo le prove. Ora le ho. Che significa? Nancy! Ma che Nancy? Piantala con sto stupido nome. Mi chiamo Mirella. È la mia ragazza. Lo è sempre stata. Credevi davvero che una ragazzina potesse innamorarsi di te? A proposito, la vera Nancy sta per arrivare. Se vi sbrigate, fate in tempo a prenderla all'aeroporto. Bisogna saper perdere. E tu hai perso. Va dal tuo amico piuttosto. L'ho portato in giardino mezzo morto e per riprendersi ha bisogno di una mano amica. Abbiamo ucciso Dorothy, ma la sua morte aveva un senso. Anche la morte di Magda aveva un senso. Ma la mia, che senso ha? La lettera di Dorothy? Un falso grossolano. Ero sicuro che vi sareste traditi per la vostra cattiva coscienza. Il colpo di pistola, le gocce di veleno, la scarica elettrica, tutta una messa in scena ideata e diretta da me. Prendi la penna in mano, amico, e non sbagliarti sugli zeri. Il nastro te lo darò appena incassato l'assegno. E dicono che gli zeri non contano.
Non vi dispiace se questa la prendo io? È per avere un ricordo della povera mamma. Addio. Tutto fatto? Possiamo andare? Tutto fatto, tesoro. Ah, seppellite quella disgraziata. Il cadavere come l'ospite. Dopo 3 giorni puzza. Monte Carlo, Canarie, Bahamas. Dove vuoi, tesoro? Possiamo permetterci tutto. Il mondo è nostro e non dobbiamo farlo aspettare. Accelera, accelera! Il mondo è nostro! Accelera, accelera! Perché? Perché? Soffoco! Gianna! Apri! Apri! A che ti serve la mia morte? Che cosa è cambiato tra noi? Abbiamo ucciso Dorothy, ma la sua morte aveva un senso. Anche la morte di Magda aveva un senso. Ma la mia, che senso ha? Che cosa ci guadagni? A che ti serve? Apri!